Ciao ragazzi, bentornati su Climax Carp Fishing. Allora, oggi nuova sessione, abbiamo già preparato tutto il campo base, ovvero Spawn Station, adesso non la vedete perché c'è appoggiata sopra la videocamera, Dista Stick per prendere distanze, abbiamo già clippato tutte le canne, tutto pronto. Adesso andremo a vedere come affronteremo la giornata, andremo a vedere come pastureremo, con lo spombo ovviamente, ma che cosa... Cosa useremo, esatto, per pasturare, la maniera in cui pastureremo, quindi esatto, un po' di cosette insomma. E un argomento molto interessante, visto che ci avete fatto molte richieste di proporlo nel canale, non vi anticipo niente, il video parte qui adesso, via! Ragazzi, allora, come state vedendo, sta preparando una pastura da spombare un po', diciamo, pesantuccia, perché abbiamo poco tempo e di conseguenza vogliamo ottenere insomma qualche risultato nel breve tempo che staremo qui. Quindi abbiamo scelto oggi di pasturare con Tiger, pellet scratting e del mais, e ovviamente stiamo usando le boilies della mainline. Le stiamo usando semplicemente per il fatto che oltre che essere buone, sono delle palline che entrano subito in pastura, cosa che a noi ovviamente ci fa molto comodo per il poco tempo che abbiamo. Quindi adesso sto pasturando, se vuoi inquadrare Max, far vedere, ne sto spaccando ancora un po' perché le facciamo un po' di colore, esatto, bianco su giallo, preparerò per tutta la mattinata. Come vedete non ne sto facendo moltissime, perché l'idea non è quella di buttar giù 20 kg di pastura, ma è quella di pasturare... Sì, no, anche perché c'è un regolamento. Esatto, è quella di pasturare, diciamo, nello spot di pesca, il più preciso possibile ovviamente, adesso vi faremo vedere anche come, e con 2-3 spom insomma per canna, quando c'è la necessità. Quindi ragazzi, ecco, questo è un po' quello che faremo oggi. Stiamo cercando sempre di migliorarci anche nella pasturazione, nel cercare quella più ottimale, e speriamo che questa cosa oggi ci dia qualche risultato. Allora ragazzi, come promesso, oggi andremo a parlare di un qualcosa di nuovo, una novità sul mercato. Come sapete ci piace proporvele, ma è anche un rispondere a tante vostre domande, oltre al fatto che ci avete chiesto proprio di fare un video dedicato a questa nuova novità. Stiamo parlando della linea Basics di Corda, che prevede una serie di articoli per Kikri. Sono articoli pensati per quelle persone, che dico persone perché possono essere dal ragazzo di 14 anni al signore da 50 anni, perché le richieste che ci fate tante volte non sono solo di ragazzi, ma ci sono anche persone diciamo che hanno un'età tra i 40 e i 50 anni, che appunto cominciano a approcciarsi a questa pesca. Sì, sì. Ecco, allora noi abbiamo preso un po' lo spunto tra questo, tra appunto qualche richiesta, per creare questo video, dove oggi, oltre che a spiegarvi un attimo cosa c'è, cosa fa parte di questa linea, pescheremo anche con la roba di questa linea, perché esatto, attualmente abbiamo
i rig della linea Basic, stiamo usando la culla, quindi adesso vi sto già accennando un po' di cose che adesso andiamo a farvi vedere. Quindi oggi vedrete questa sessione affrontata appunto con il materiale della linea Basic. Ripeto, è una linea pensata per tutti coloro che stanno cominciando a fare questa pesca, oppure per coloro che magari hanno poco tempo, non come noi, ma che proprio pescano veramente poco nell'arco di un anno. Quindi si parla di 2-3 pescate, 4 all'anno. Magari uno non vuole spendere quella cifra e vuole avere magari la roba magari anche pronta. Ecco, questa è una linea pensata appunto per questo. Adesso andremo a farvi vedere un attimino nel dettaglio quello che ha questa linea, quello che offre la linea Basics. E quindi ragazzi, adesso vi facciamo vedere appunto anche quello che c'è, quello che propone. Ricordo che sono sempre prodotti corda, quindi stiamo parlando già di un prodotto di qualità comunque elevata. Adesso andremo a mostrarvi cosa c'è. Vai. Ok, prima partenza per Cree. Vediamo di cosa si tratta. C'è Cree? Sì. Bene, la pasturazione. La pasturazione stamattina presto sta facendo qualche effetto, perché è partita praticamente subito appena lanciate le canne. Uh-huh. Occhio a non far andare troppo a sinistra, se no spostati anche te, Cree, che te la vengo a inguadinare poi. Bene ragazzi, allora, primo pesce guadino, adesso la facciamo vedere. Rig della linea Basic, l'amo è un amo del 4 e come vedete ha fatto il suo lavoro egregiamente. Adesso tolgo da qui un po' d'acqua e vi faccio vedere questa carpa, che non è ovviamente un pesce mastodontico, ma è sempre una bella carpa vederla. E come vedete ragazzi, anche la culla linea Basic, vedete che è molto comoda, la carpa ci sta perfettamente dentro, e questo è il primo pesce. E ora, giro di pasturazione. Vai Cree. Sì, abbiamo scelto ovviamente una linea di pastura e stiamo clippando le canne ad ogni lancio, quindi esattamente sono 17 distanze e mezzo, se non sbaglio, giusto? Per le canne sì. Quindi stiamo andando avanti insomma con questa linea e per adesso ci sta ripagando, insomma ci stiamo divertendo. Ovviamente ragazzi, venire qui e lanciare un sacchettino e basta, si può comunque far pesce, però un conto è farlo così sperando che parta, un conto è provandoci pasturando, sono due cose diverse. Ragazzi, allora, carpa in culla, come vedete la culla è generosa, ci stanno carpe anche di dimensioni importanti, ok? Adesso bagniamo un attimo, come potete vedere dalle immagini, alla matta perfetta con i rig già pronti, quindi non vuol dire che se sono rig già pronti o si chiamano linea Basic non allamano.
avete visto dalle immagini che la lamata era perfetta. Mangiato sul nostro mix, quindi questo fa ancora piacere. Mi bagno le mani e andiamo a vedere un attimo se si fa immortalare. Ok, sempre presa sicura. Perfetto. Un'altra bella reginetta ci è venuta a trovare. Allora, visto che stamattina abbiamo spombato, abbiamo preso le distanze, direi che possiamo partire dai distance tick, perché sono una delle cose che hanno introdotto nella linea basic. Ovviamente sono un po' più diciamo semplici degli altri, ovvero cosa cambia? Non hanno l'attacco per l'isotopo, sotto non sono filettati ma sono dei semplici fichetti che vanno piantati, ok? E non hanno le varie scanalature, esatto, per far sì che il filo appunto non vada su e giù, anche se noi stamattina abbiamo visto che effettivamente il filo una volta che è avvolto si tira e comunque non si muove, quindi ecco. Allora, la parte sopra si svita e dentro in ognuno dei due trovate il paletto che servirà poi per andarlo a fare leva per fissare appunto il picchetto. Lo rimettete dentro e sono fatti di alluminio, credo, metallo, quindi molto resistenti. E un attimo, eccoci qua. Quindi questa è la confezione e all'interno, come negli altri distance stick, trovate il cordino, quello che vi dà la lunghezza, la distanza, quindi una canna a 12 piedi, 3,60 m. Visto ovviamente nel video che avevamo fatto tempo indietro riguardo il marker, andatevelo a guardare. Anche questi distance stick, all'interno, oltre a trovare i due distance stick, troverete anche il classico cavetto che corda mette appunto per darvi già la misura giusta. Bene ragazzi, noi li stiamo usando questa mattina per la prima volta, per ora stanno facendo il loro lavoro egregiamente e basta, quindi sicuramente ritengo che siano dei prodotti abbastanza validi. Bene, adesso Max vi farà vedere la culla. Allora ragazzi, come anticipato da Christian, andiamo a vedere adesso il materassino della linea Basics. Materassino molto semplice, si chiude con la sua cerniera e l'ingombro è veramente minimal. Una volta aperto, l'unica accortezza che dovete fare è non mettere il materassino con logo corda e la scritta base verso l'alto, ma verso il basso. Questo perché il materassino è morbido nella parte alta dove non c'è il logo, sotto invece è più rigido perché si deve posare. Semplicissima, molto minimal, possiamo chiamarla così, spartana, ma il suo lavoro lo fa egregiamente. Quindi pesci come amur, carpe che andremo ad adagiare qua dentro stanno al sicuro, anche perché ha i bordi belli alti, quindi non avremo paura che se il pesce si divincoli un attimo possa far uscire. Semplice rilascio, perché basta premere la parte di tela e siamo a cavallo. Sì. Sono arrivati gli amori in pastura. Esatto. Allora, con calma. Le ripartenze un po' importanti, però lì c'è un canneto. Devo un po' forzarlo. Eccolo. Come sono ste canne, Cri? Tanta roba. Hanno anche nervo, perché prima ha lanciato sì. Una bella bombetta all'inizio. Devo dire di sì. Allora, ci siamo quasi, dovrebbe essere stanchino. Vedremo il volo dell'amur? Che sono... Ragazzi, sono pesci incredibili, gli amur. Questi ami tengono bene, vedo. Sì. Vabbè ragazzi, corda. Allora. Vediamo se ha voglia di collaborare, di venire verso riva. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo! Alza il guadino, Cri, che questo vola. Ok,
Amur c'è. Allora ragazzi, Amur, bello, sanissimo. Wow ragazzi, che bello. Poi ragazzi, io non so se si possa entrare dentro con i Vodas, però è un Amur e sappiamo tutti che pesce delicato è, quindi voglio essere sicuro e rilasciarlo in forma. Comunque ragazzi, adesso io non so se si rende. Andato. Tanta roba. Allora ragazzi, intanto che Cree sta rilanciando la sua canna, vi faccio vedere con cosa ho Cree ha catturato l'Amur sulla mia canna, perché toccava a lui. E allora, questo è il rig, quello pronto di corda. Possiamo vedere che corda è stata furba, essendo una linea basica, quindi per chi vuole spendere di meno, questo wide gape ha l'occhiello schiacciato verso il dentro, in modo già da dare l'angolatura all'esca, ok? Quindi quando andiamo a fare poi la prova sul palmo della mano, gira senza l'utilizzo di un kickers o di una gommina termorestringente, quindi fatto apposta per non spendere altri soldi. Questo è il rig, semplicissimo. Ho messo una pallina della main line, queste qua sono le Diamond Whites, e un chicchino arancione di mais finto, quindi una piccola bilanciata. Adesso vado a ritirare. Come dicevo prima, non ho fatto sacchettino, perché comunque c'è un letto di pasturazione sotto abbondante, quindi non farò sacchettini per oggi, ma mi limiterò semplicemente a lanciare il rig così com'è. Basta, vado a ritirare. Allora ragazzi, mi metto qui un attimo più comodo per mostrarvi tutto, perché ovviamente vado un po' meglio, perché c'è un po' di roba che se devo farvi vedere. Allora, queste sono le altre cose che Corda ha fatto uscire sulla linea Basics. Allora, manca una cosa qui, manca un monofilo che ora non abbiamo, perché ovviamente non ce l'abbiamo, ma hanno fatto anche dei monofili, quindi a parte quelli qui abbiamo tutto. Allora, partirei dalla tackle box che hanno fatto, ovviamente è un po' più semplificata dell'altra, l'altra è calamitata, invece questa ha diciamo le clip così, però vi garantisco ragazzi che chiude e non ha problemi. Allora Max, vieni vicino che facciamo vedere un attimo cosa c'è dentro e come è fatta dentro, perché è molto semplice, perché è proprio pensata, ripeto, per chi deve cominciare. Non ha una quantità di materiale diciamo da, esatto, spazio da stoccare, sì. Qui sono tutte quante chiusure a clip, però di ripiani ce ne sono parecchi, perché qui vi stanno ami, vi stanno anti-tangle, vi stanno vi sta veramente un bocchio di roba. Sì, anche tutta la roba della Elite Clay Action Pack. C'è sempre la parte per i rig, credo che qui ve ne stiano 5 o 6 comodi, forse anche di più. E poi due vani. Quindi sono anche i, sì, gli aghetti per ovviamente bloccare i righe, qui, esatto, sono dentro con la confezione, quindi li trovate dentro. E questa è una cosa piccola, è pratica e ovviamente è pensata per un utilizzo molto veloce. Questa poi, beh, la tengo aperta così adesso apro la roba e la metto dentro. Una forbicina, ok, adesso ve la apro, la faccio vedere, eccola qui, forbice che taglia tranquillamente come l'altra, perché l'abbiamo già provata e taglia parecchio. Gli anti-tangle, sono normalissimi anti-tangle, sono confezioni da 10. Trovate gli ami, i wide gape, che sono gli stessi ami che poi troveremo qui, adesso vi farò vedere. C'è l'aghetto per innescare le boilers nel rig. Sì, ovviamente sul laghetto Cree non hanno fatto tutta una serie di aghi, quella per il letcore, quella per le... Hanno fatto un ago unico che a vederlo così non è proprio finissimo, quindi è anche abbastanza robusto, quindi è pensato ovviamente anche per durare, per le palline un po' più dure. Aghetto, sono altre boilers,
E poi qui c'è il LED clip che volendo uno può, e vi mettono dentro già anche, vedete, quando tengo il piombo, sì, con le varie girelle a sgancio rapido. Sono 5 per... Esatto, c'è un pacchetto unico dentro e trovate tutto quanto, quindi veramente è tutto quanto compattato e pensato lì. La cosa bella che hanno fatto sono i rig. Allora, i rig pronti. Sono dei rig pronti. 2, 4, 6, 8 le varie misure. Adesso io li apro questi e adesso vi faccio vedere il perché. Allora, all'interno dei rig, adesso datemi un secondo che li apro, se ci riesco. Sono chiusi anche bene. Sì, sono abbastanza chiusi bene. Allora, apro di qua, faccio così. Ecco qua. Allora, se vuoi avvicinarti un attimo, ma così vedono bene. Tata, non ci sono, sono qui dentro. Allora, cosa offre il pacchetto? Sono due rig. Qui avete già i stopper. Gli stopperini. Allora, avete gli stopperini normali, quelli per allungare un po' più, vedete, esatto, sono di varie misure, quindi vi danno già un pacchetto con tutto pronto praticamente. Qui, se notate, vi consigliano anche i vari diametri per questi ami qui. Per questa misura. Per esempio, per questa misura una 20 sarebbe troppo, arrivate fino al 18, e questi sono i rig, sono ben confezionati, come vedete. E sono quelli che stiamo usando noi, esatto, oggi. Se vuoi fargliene vedere uno, come sono fatti. Hanno anche tolto la parte qui di treccia per rendere un po' più morbido l'amo. Ah sì, bravo, credo che te ne sei accorto. Quindi ecco, noi oggi stiamo pescando con questi, quindi le carpe che state vedendo oggi sono, le stiamo appunto catturando con questi, perché abbiamo poi deciso di pescare proprio con tutta la linea basic, proprio per vedere, per vederne l'efficacia. E per ora direi che... Beh, slamate zero. Sì, non abbiamo slamata nemmeno una. La culla mi sembra abbia fatto il suo lavoro e basta. Per e chi poi, invece volesse farseli rig, esatto, gli ami ve li ho fatti vedere e hanno fatto anche il trecciatino qui, ok? È un trecciato da 25 libre, ce ne sono 10 metri all'interno e con questo qui vi andate a fare poi i rig. Tanto questi ami sono pensati, come vi diceva Max, per non star lì a mettere il kicker. Sono già ami che una volta che fate un semplicissimo air rig sono praticamente funzionali. Bene ragazzi, questa è la linea basic, c'è anche sto ametto qua, come vedete. Adesso questa non la apro, ma ci sta tranquillamente dentro anche questo vano qui. Avete tutto quanto dentro la tackle box, veloce e pronto, appunto pensato per chi deve fare sessioni veloci oppure per chi appunto deve cominciare e non gli serve tanta roba, ma ne serve poca, ma funziona. Allora ragazzi, siamo alla fine di questo video. Come al solito, speriamo
sia stato di vostro gradimento. E che dire, Cri? Beh, avete visto, ragazzi, abbiamo pescato. Oppa là là, ecco l'importanza di avere le sponde alte. Abbiamo pescato con tutta la roba della Basic, a parte ovviamente il monofilo che, ripeto, abbiamo usato, ma per tutto il resto, come rig, la culla, i distance stick e quant'altro, insomma, avete visto, i risultati comunque li avete, anche perché appunto di voi sta cominciando. E che allamate. Esatto, sì, ecco, c'è da dire che non abbiamo perso nulla, quindi non abbiamo avuto nessuna slamata. E questo quindi era importante. È già positivo. Bene ragazzi, rilasciamo la nostra reginotta. Da Crimax è tutto, ragazzi. Al prossimo video. Ciao! Ciao.